La festa per i 170 anni della polizia alle celebrazioni a Roma, il capo dello Stato Mattarella che in un messaggio scrive: la Repubblica vi è grata per la tutela della legalità, della coesione sociale e delle libertà dei cittadini. Rita Cavallo. Una storia lunga 170 anni che donne e uomini della polizia celebrano oggi sulla terrazza del Pincio che domina Roma. Così accolgono il capo dello Stato, interprete della riconoscenza del paese per chi c'è sempre, come dice il motto di questo anniversario, sempre accanto ai cittadini, in difesa della legalità, creando coesione sociale per contribuire alla sicurezza e alla tutela delle libertà. Come in questa drammatica emergenza legata al conflitto in Ucraina, sempre per il Presidente la polizia è in primo piano nel soccorso, nell'accoglienza e nell'integrazione dei profughi. Circa 90.000 finora, sottolinea il Ministro dell'Interno, per lo più donne e bambini, e lancia un allarme. Dobbiamo scongiurare, tra l'altro, che i bambini e le donne che fuggono da questi teatri di guerra rimangano preda di organizzazioni criminali intenzionate a farne oggetto di una turpe attività di traffico. Sempre dove c'è emarginazione, la polizia si adopera per mantenere la coesione sociale, così anche durante la pandemia, quando i poliziotti hanno contribuito con 300 medici, 500 infermieri, 40 psicologi. E ora che stiamo affrontando la ripresa economica con i fondi europei, sottolinea Mattarella, occorre mantenere alto l'impegno perché non sia bloccata da infiltrazioni criminali. Mentre resta alto l'allarme terrorismo, attenzione particolare va posta a quella sicurezza informale che è la sfida del futuro. L'accoglienza.